epoca espone il contributo di questi grandi pensatori ebrei che abbiamo citato, Rosenzweig e via dicendo. Ma io chiedo, questo pensiero di Gershom Scholem, di Franz Rosenzweig, questa è una domanda che già avevo fatto, quindi ho fatto in passato, in che misura, lo chiederò al professore Vitillo, in che misura si può definire questo pensiero un pensiero ebraico? Perché il suo autore ebreo, e questo forse un po', qualcuno potrebbe dire questo ragionamento forse un po' razzista, tu puoi dire che ti importa se quello ebreo non lo è, diciamo, perché parla di ebraismo, no, non parla soltanto di ebraismo, e allora non dobbiamo neanche dire che sono ebrei, e no, anche questo sarebbe amputare fortemente il percorso di pensiero di questi autori, di una sua radice che è fondamentale. Ecco, io vorrei fare una, faccio una considerazione, non so quanto sia da ignorante in materia filosofica. Io credo che noi sappiamo l'ebraismo ha dato al Novecento dei nomi che sono, diciamo, giganteschi. Questo io ho stampato giusto per elencare questi nomi: Rosenzweig, Buber, Scholem, Adorno, Nehr, Aron, Levinas, Bach, Marcuse, Sartre, Benjamin, Arendt, Derrida, via dicendo. Io penso che nessuno di questi sia possibile amputare, prescindere dalla radice ebraica a livello familiare, a livello personale, e sicuramente è una matrice fortissima, come personalmente credo che ci sia anche in Carlo Marx, sia pure in negativo, in modo positivo e via dicendo. Io chiedo, oggi proprio, 2013, questo pensiero ebraico, questa ricerca di senso, soprattutto per il pensiero venuto dopo la Shoah, quello delle macerie, ecco, quello del silenzio di Dio, quello del Dio negato, diciamo, questa domanda oggi dove è finita? Dove sta? Ecco, io credo che, ripeto, Vitello mi correggerà, che forse oggigiorno l'era della filosofia, della speculazione filosofica su questi temi forse sia sorpassata della filosofia ebraica. Credo che il testimone sia passato nelle mani della letteratura. Io credo, penso, ripeto, lo dico da lettore, credo che oggi i nuovi filosofi, quelli che hanno raccolto queste domande, siano i grandi scrittori ebrei, alcuni dei quali sicuramente appartengono all'empirio della narrativa mondiale al momento, diciamo, Trustape. Solo lasciamo stare, non voglio fare l'elenco, prendiamo soltanto al giorno d'oggi, fino al dopoguerra, Vassili Grossman di Vita e Destino, Jonathan Safran Foer con la moglie straordinaria, Nicole Krauss, il grandissimo Philip Roth, Aleph Bet e Yoshua, i fratelli Singer, sono dei nomi che sicuramente hanno raccolto questa interrogazione proprio di tipo filosofico, ma il penultimo libro di Philip Roth, Nemesi, è proprio un libro sulla teodicea. La domanda, si deus est unde malum, viene rappresentata in termini letterari. Io vorrei concludere, questo poi non so se dopo ci sarà, vorrei concludere qualche rigo, ecco, vorrei sottoporre la domanda all'attenzione degli ascoltatori, ecco, il senso di questa interrogazione svolta da un autore che per me è un gigante, penso che tutti voi ne avrete letto perlomeno alcuni libri, che è Philip Roth, di cui si è appena festeggiato l'80° compleanno. Ecco, Roth, che in tutti lui ha scritto moltissimo, ha scritto qualcosa come 40 romanzi, penso non c'è. I protagonisti sono tutti ebrei. Questo, per esempio, del romanzo La macchia umana, uno dei più belli, è un negro che si vergogna della sua negritudine, per questo poi diventa ebreo, quindi fa ancora queste. Comunque c'è sempre l'ebraismo, è uno scenario perenne, costante. Ecco, Roth, che parla da ebreo di ebrei, descrive il mondo, questa sofferenza, questo dolore degli ebrei del New Jersey, dello stato di New York e via dicendo, descrive, pensa nessuno come lui riesce a descrivere la solitudine, il dolore e via dicendo. Come si rapporta lui
con questa sua radice ebraica, con questa sua appartenenza. Ecco, io vorrei leggere queste poche righe che mi sembrano estremamente proprio, diciamo, incisive. Noi, parla un protagonista, naturalmente non è, questo sappiamo, la narrativa permette, rispetto alla filosofia, alla scienza, permette all'autore di dire qualcosa facendosi schermo di un altro personaggio. Quindi lo pensa lui o non lo pensa, questo nessuno potrà dire, è un gioco, è un prisma, no? Ci sono tanti, però sicuramente queste cose escono dalla testa di Philip Roth. Poi se noi gli dicessimo tu le condividi, sicuramente direbbe, lui risponderebbe, sono uno scrittore, non sono un filosofo, che vuoi sapere, scusa, non penso che risponderebbe a questa domanda. Lui dice, noi lasciamo una macchia, questo atto della macchia mi ricorda le macerie di Moses, lasciamo una traccia, lasciamo la nostra impronta, impurità, crudeltà, abuso, errore, escremento, seme, non c'è altro mezzo per essere qui. Nulla a che fare con la disobbedienza, nulla a che fare con la grazia o la salvezza o la redenzione. È in ognuno di noi, insita, inerente, qualificante, la macchia che esiste prima del suo segno, che esiste senza il segno, la macchia così intrinseca che non richiede un segno, la macchia che precede la disobbedienza, che comprende la disobbedienza e frustra ogni spiegazione e ogni comprensione. Ecco perché ogni purificazione è uno scherzo. Questo mi ricorda Derrida, che avrebbe detto negli ultimi anni che non c'è nessuna redenzione, non c'è nulla, nulla di nulla. Uno scherzo crudele, se è per questo. La fantasia della purezza è terrificante, è folle. Cos'è questa brama di purificazione se non l'aggiunta di nuove impurità? Siamo creature irrimediabilmente macchiate, rassegnate all'orribile elementare imperfezione. Siamo come i greci, come i loro dei. Sono meschini, litigano, attaccano briga, odiano, assassinano, fottono. Il loro Zeus non vuole fare altro che fottere, dei mortali, giovenche, orse, non soltanto sotto le proprie sembianze, ma, cosa ancora più eccitante, in forma di animale, trasformarsi in toro e montare smisuratamente una donna, trasformarsi in cigno bianco, eccetera. Non c'è mai abbastanza carne per il re degli dei. Le depravazioni, i piaceri più efferati e il furore della moglie che tutto vede. Ecco, non il Dio degli ebrei, infinitamente solo, infinitamente oscuro, monomaniacalmente l'unico Dio che esiste, esisteva e sempre esisterà, con nulla di meglio da fare che preoccuparsi degli ebrei. Noi siamo una macchia divina. Diciamo, qual è il nostro Dio? Un Dio debosciato, un Dio corrotto, un Dio della vita, se mai ce ne fu uno, Dio fatto a immagine dell'uomo. Ecco, io vorrei dire, cosa esce da queste parole così crude, così... Ecco, noi siamo abituati, forse per simpatia, per amore, credo io e Ottavio, quando leggiamo gli autori ebrei, sempre poi esaltiamo ciò che ci fa riconoscere in loro un richiamo alla radice, no? Dice sì, poi c'è sempre qualche pagina che richiama il Gan Eden, l'albero della vita, la mela, il mito, Giacobbe di Esaù, qualcosa, e allora ci piace ritrovare questa espressione ebraica, sia pure. E noi abbiamo anche il dovere di raccogliere questa proprio negazione intrisa anche di disprezzo, ecco. La domanda a cui io personalmente non so rispondere, però forse la domanda a cui forse non si può, non si deve rispondere. C'è un ebraismo di straordinario livello, diciamo, filosofico, no? C'è un'interrogazione sull'esistenza che parte, diciamo, che ha una radice ebraica fortissima e che è tutto vissuto nel senso della negazione, del rifiuto proprio di questa radice, ecco, il rifiuto del padre, come Kafka, no? Che diceva al padre, è oggetto commentato da Scholem, eccetera,
il tuo brevino era uno scherzo, anzi neanche uno scherzo. Nicht ein Spaß, meno che uno scherzo. E io penso che questo rifiuto, questo ebraismo che rifiuta se stesso è un lascito, anzi non è un lascito, è qualcosa di attuale, dico, che è un segno di inquietudine che ha rimesso all'uomo che è sul tavolo dell'uomo contemporaneo che ci chiama a dare una interpretazione. E però mi fermerei, poi non so che.